Dove sono? Questo non lo so nemmeno io, eppure sono qui da sempre. Temo che ti convenga metterti comodo. Chi sei tu? Non credo che la cosa ti possa realmente interessare. Adesso l'importante è capire come diavolo uscire da questa situazione. Sai, questo luogo non è sempre stato così buio. Un tempo luce e tenebre si alternavano e si rincorrevano come giorno e notte. Ma di recente la luce non è più comparsa. L'unica cosa rimasta a consolarmi è il tenero bagliore di questa candela. Ma la cosa veramente buffa è che io non ricordo assolutamente niente del mio passato. Che strano. Cioè, neanche io ricordo assolutamente nulla. Cioè, neanche il motivo per cui sia finito in questo luogo. Forse ci hanno rapiti? No, no. Sento che siamo qui per nostra volontà. Per affrontare qualcosa che al momento ci sembra così distorto e annebbiato. Possibile, possibile. Anch'io sento questa strana sensazione, come se dovessi... fare qualcosa. Chi è lei? Lei è la ragazza più bella che avessi mai visto. La conobbi in un corso d'arte rinomato e a quel tempo era già molto celebre come artista. Perché... Forse perché il suo obiettivo era diverso. Lei voleva cercare di plasmare la materia di cui erano fatti i suoi sentimenti, le sue emozioni, la sua vita, e cercare di imbrigliarli all'interno di una grande tela. Ogni suo manufatto, a partire anche dal più insignificante, era in grado di far esplodere un'emozione talmente forte che era impossibile non rimanerne imbrattati. A sorprendermi fu il fatto che alla fine lei decise di rendermi parte di questa sua grandissima opera. Forse fu il tacito amore incondizionato che le promisi che la colpì. Il solo pensiero di alzarmi la mattina e di vederla a fianco a me mi riempiva di gioia. E credo che lei lo sapesse, che lo sentisse. Forse cercava... provava a rappresentare questo sentimento puro su di me. La sua ultima opera, purtroppo, è rimasta incompiuta. Passarono gli anni. Ricordo ancora quella tenue giornata di primavera. Io e lei, tutti intorno solo alberi di ciliegio. Era il posto perfetto per fare la proposta. Tuttavia, proprio quando venne il momento capii che qualcosa non andava. Infatti, pochi giorni dopo ella scoprì di avere una malattia molto rara, che purtroppo l'avrebbe spenta nel corso di pochissimo tempo. In ogni caso, io decisi di starle accanto. Rinunciai a tutto per lei. Rinunciai alla famiglia, al lavoro, all'arte. Proprio come fiore di ciliegio di quell'infausta giornata, alla fine i colori della sua tovolozza si seccarono. Quindi è morta. Capisco. Tuttavia questo non ci aiuta a capire come siamo finiti qua giù. C'è nient'altro che ti ricordi oltre a questa storia? No. Nient'altro. Ma c'è un seguito.
Direi che in ogni caso non andiamo da nessuna parte. In ogni caso, tutto ciò che avevo meditato di costruire intorno a noi cadde in frantumi. L'unica cosa rimastami di lei era la tela incompiuta del nostro amore. Non ero riuscito a sposarla. A dimostrarle quanto veramente l'amassi e quanto il mio cuore fosse veramente legato al suo. Caddi nella disperazione. E poi non ricordo più nulla. Cominciamo a cercare di riprodurre attraverso l'arte l'anima di cui ci eravamo innamorati, ma niente poteva colmare il vuoto. Cominciamo a stare soli, isolati, disprezzando il mondo che non poteva avere le sembianze di lei. Il vuoto cominciò a farsi spazio dentro di noi, e col tempo ci dimenticammo anche le sue fattezze. Divenne solo un fantasma della nostra memoria che tornava a tormentarci ogni giorno, promettendoci ciò che non avremmo mai potuto ottenere. Ci deprimemmo. Dopo un futile tentativo di resistenza, agimmo nell'unico modo che avevamo per poterla raggiungere. Io mi buttai giù da un balcone. Ma tu? Tu chi sei? Purtroppo non ci siamo riusciti. Non la raggiungeremo mai.